Se non stai raggiungendo i tuoi obiettivi, allora le tue abitudini non sono all'altezza della persona che vuoi essere. Molto probabilmente il segreto del successo dei grandi uomini e delle grandi donne stanno nelle loro abitudini. Scrivi nei commenti quali sono le tue abitudini speciali e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube o seguimi sulla mia fanpage mettendo mi piace. Benvenuti per Ready Coaching, io sono Mauro Pepe. In questo video parleremo di abitudini e di 10 abitudini di successo. Le abitudini sono tutti quei comportamenti, modelli di pensieri o azioni che noi facciamo quotidianamente e le facciamo così tanto spesso che ci escono quasi spontanei. Non abbiamo neanche più bisogno di pensarci perché ci escono istintivamente. Perché sono così importanti le abitudini? Perché la maggior parte della gente sopravvaluta quello che può fare in un breve periodo. Cioè, magari fa un grande sforzo in un breve periodo, un grande lavoro e si aspetta un risultato straordinario, quindi sopravvaluta gli effetti di un breve periodo e sottovaluta quello che può fare costantemente un po' di tempo ogni giorno. Infatti si tende a sopravvalutare i risultati del breve periodo e sottovalutare quello che puoi raggiungere nel grande periodo. C'è un libro che ho letto ultimamente che mi ha colpito tantissimo e c'era un concetto che diceva che la maestria si raggiunge nel tempo lavorando quotidianamente su un unico aspetto. Le abitudini le possiamo dividere in abitudini produttive e abitudini improduttive. Le abitudini improduttive sono tutte quelle abitudini che ci creano un danno, quelle produttive sono quelle che ci creano un beneficio. E poi esistono le abitudini speciali, quelle che fanno davvero la differenza, quelle che ci portano a ottenere dei risultati veramente, veramente importanti. Nei miei studi di ormai quasi 18 anni nel campo dello sviluppo delle risorse umane, mi hanno fatto scoprire che quasi sempre dietro grandi uomini, grandi donne e soprattutto dietro grandi risultati ci sono delle abitudini ben specifiche. Per ognuno di noi ci sono quelle che funzionano di più e quelle che funzionano di meno, però ne esistono alcune che sono speciali e che possono portare a risultati davvero straordinari. In questo video te ne racconto 10. La prima è crea opportunità per gli altri. E uno può pensare, ma come? Io voglio ottenere risultati io e devo creare opportunità per gli altri. Sì, quando crei opportunità per gli altri, ottieni due grandi benefici. Uno, creerai dei tifosi. La persona che ha usufruito di un'opportunità che gli hai creato tu sarà un tuo tifoso nel tempo. Due, quando crei opportunità per gli altri, nella maggior parte dei casi stai creando opportunità anche per te. Straordinario. 2. Fai sapere a qualcuno che lo ammiri, soprattutto le persone che hanno ottenuto già il risultato che vuoi ottenere tu, anche se sono dei concorrenti. Io ho un'abitudine che faccio praticamente tutti i mesi, a volte anche più spesso, di contattare attraverso email o messaggi social delle persone che hanno già ottenuto i risultati che io voglio ottenere, che hanno già raggiunto gli obiettivi che io mi sono posto. E delle volte sono successe delle cose veramente straordinarie. Mi ricordo una volta di un concorrente per il mio lavoro di mental coach sportivo, io gli scrissi congratulandomi con lui per quello che avevo ottenuto, anche andando nello specifico delle sue abilità e quelle che mi piacevano di più. Questa persona rimase molto colpita, non era abituata a ricevere messaggi di questo tipo. Ci sentimmo e mi propose anche un lavoro o una collaborazione. Non gli mandai un messaggio per ottenere né un lavoro né una collaborazione, ma lo feci solamente perché ammirando lui mi sentivo libero dal confronto con questa persona e potevo lavorare serenamente sulla mia crescita, sul mio percorso. Terza abitudine, leggi, 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 studia, 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 studia e applica quello che hai letto. Leggere è fondamentale. Se leggi tanto hai del sapere, ma se applichi quello che leggi hai della conoscenza. Passi dal sapere al saper fare, che è la vera ricchezza di oggi. 4. Cura un blog o un vlog, sarebbe un videoblog. Impara a comunicare quello che tu sai fare con le persone, sfruttando quello che oggi ci permette il web. Il blog ci permette di scrivere e di far conoscere il proprio sapere agli altri, oppure utilizza quello che è lo strumento più potente che oggi, che sono i video. Impara a comunicare con gli altri, impara a comunicare col tuo target quotidianamente. 5. Scrivi 3 cose per cui sei grato ogni settimana. Scrivile utilizzando carta e penna. La gratitudine è una delle forze propulsive più potenti che esistono. Una persona che si sente grata è una persona molto probabilmente felice. Una persona che si sente grata è una persona decisamente più efficace nelle cose che fa. Possiamo essere grati per quello che abbiamo, per quello che siamo, per le nostre conoscenze, per le persone che abbiamo conosciuto, per le persone che conosceremo, per le persone che ci amano, per le persone che amiamo. Possiamo essere grati per tantissime cose. Sesta abitudine, diventa un eccellente comunicatore.
Io ti consiglio, ti esorto, impara la comunicazione, impara a comunicare. Chi sa comunicare avrà sempre le porte aperte. Chi sa comunicare non avrà mai difficoltà a trovare un lavoro. Ho un figlio di 9 anni, io e mia moglie spesso ci chiediamo se stiamo facendo bene, se lo stiamo educando nel modo giusto, se gli stiamo dando le opportunità corrette per l'età che ha. È una delle cose che sappiamo che dovrà imparare, perché purtroppo la scuola è insufficiente da questo punto di vista, è imparare a comunicare. Un eccellente comunicatore avrà sempre le porte aperte. È molto più probabile che un ragazzo impari a comunicare curando un proprio canale YouTube rispetto che imparare alla scuola. A scuola impari a leggere e scrivere. Imparare a comunicare davvero lo devi imparare tu. Settima abitudine, cura il tuo corpo come un tempio. Abbiamo un solo corpo, che alla fine ci presenta sempre il conto. A volte abbiamo delle abitudini improduttive che nel momento in cui le applichiamo non ci danno davvero un danno, ma nel tempo ci creano dei danni veramente importanti. Io e mio fratello spesso diciamo che se una persona, dopo aver sfumato una sigaretta, gli uscisse un brufolo grande così sulla guancia, non ci sarebbero più fumatori. Mentre fumando non sta creando un danno come un brufolo. Fumando e fumando tanto e nel tempo potrebbe creare delle malattie letali. Cura il tuo corpo come un tempio. Crea abitudini salutari, crea abitudini che ti diano un beneficio. Il tuo corpo ti presenterà un conto in positivo, ti permetterà di godere molto di più della tua vita. Ottava abitudine, preparati emotivamente agli appuntamenti importanti. Prima di arrivare a un appuntamento, preparati psicologicamente a quello che devi fare. Preparati magari caricandoti se hai bisogno di caricarti o rassicurandoti, sentendoti più sicuro, sapendo perfettamente quello che devi fare. Più ti prepari, più alzerai la probabilità che quell'appuntamento vada bene. E questa cosa aumenterà la tua sicurezza e la tua autostima. Non abitudine, crea una to-do list, un insieme di cose da fare, quotidiana, e portala a termine. Io applico questa strategia settimanale, cioè mi scrivo tutte le cose che devo fare nella settimana e poi le scrivo carta e penna, perché è una goduria quando la porti a termine depennarla. Decima abitudine, che io reputo la più importante, perciò l'ho lasciata alla fine, è vivi il presente. Il passato non esiste più. Il futuro esisterà, oggi non esiste. Il presente è un dono ed è l'unica cosa reale ed è l'unica cosa che esiste. Goditi gli attimi che vivi, perché quegli attimi passeranno. Vivi completamente nel presente, ti godrai la vita molto di più. Applica queste abitudini e scrivi nei commenti quali sono le tue abitudini speciali. Da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!